progetto che ho ideato per il padiglione Sas de Mura si intitola La pietra della follia, che è un titolo preso in prestito da un libro di Fernando Arrabal. Si tratta di una mostra in cui ci sono delle micro sezioni espositive che vanno poi a costruire un grande progetto. La prima sezione è ispirata alle pietre che lievitano, come la famosa isola di Laputa dei viaggi di Gulliver. Infatti ci sono tre artisti che propongono una situazione in cui si sfida le leggi della gravità e dell'inerzia della materia pura. Ci sono poi tre piccoli dipinti ispirati al soggetto di una pietra che è anche montagna, quindi la montagna diventa paesaggio, ma il pretesto visivo è soltanto un alibi per poter spiegare e svelare invece l'alchimia della pittura. Poi c'è una piccola sezione dove sono state messe in fila indiana quattro sculture, una in ceramica dedicata all'arte dell'Ikebana, un piccolo fossile, un reperto archeologico, delle piccole sculture in ottone, una scultura di Michael Noble, che è l'unico artista non vivente di questa esposizione. Queste quattro sculture culminano in due massi prelevati dal territorio di Sas Mus, che a contatto con le sculture creano una sorta di albero genealogico, di dinastia. C'è poi una piccola sezione che si chiama Piccolo omaggio al cubo, ed è quasi un gioco fatto per gli spettatori, per stimolare la loro deduzione e la loro analisi rispetto a quello che hanno di fronte. Ci sono alcune pietre invisibili che ci mostrano la posterità di Gino De Dominicis, a fianco invece a un libro di Paul Auster che narra di una pietra invisibile. A conclusione della mostra troviamo infine una scultura a grandezza reale, e si tratta di una figura di un giovane nudo attorniato da delle strane pietre. Potrebbero essere delle mine, dei meteoriti, ed è come se tutte le pietre della mostra si fossero radunate in un unico punto intorno a una figura che è l'unico vero abitante di questo padiglione. Il progetto Dolomiti Contemporanee è innovativo per quanto riguarda l'Italia, un caso più unico che raro, anche se all'estero queste realtà esistono già, quartieri artistici per fare le mostre, creare le mostre in situ. I padiglioni di questi spazi sono fortemente connotati, ogni padiglione ha una sua forte identità, e forse questo è uno stimolo per gli artisti, ma anche ovviamente per i curatori, di poter ideare un progetto apposito relazionandosi non solo col paesaggio circostante, ma proprio con questa archeologia, con questa architettura post-industriale che è stata recuperata e riqualificata. E credo che questo fosse un progetto utopico che però si è riusciti a realizzare, con l'augurio di poter continuare questa grande e interessante esperienza su un paesaggio fortemente connotato che è quello delle Dolomiti.